portava avanti nel nostro cuore sempre la gioia di incontrare Gesù, domenica per domenica, anno per anno, che c'è con questo incontro, questa presenza di Gesù nella nostra vita sia sempre la presenza che dà luce, che dà forza. E quindi vogliamo vivere con tanta attenzione, con tanta gioia questo momento. E allora disponiamo il nostro spirito al pentimento, perché il Signore, nella sua infinita misericordia, perdoni le nostre colpe e ci renda meno impegni di partecipare alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Tu che hai offerto la tua vita per noi, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tu che confermi i nostri cuori in ogni parola e opera di bene, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tu che rimani fedele per sempre, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione
li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scappato soltanto io per raccontarglielo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scappato soltanto io per raccontarglielo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bandi, sono piombati sopra i cammini e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scappato soltanto io per raccontarglielo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa e ha rovinato sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Parola di Dio. Seduti, seduti. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringi le vesti ai fianchi e servi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Protagonisti della vostra vita, non montatevi la testa, non pensate: io sono un supereroe, io sono uno che fa. No. Voi avete bisogno di me, avete bisogno che io sia con voi, perché la vostra vita diventi veramente un gesto e un segno d'amore e voi possiate essere felici di quello che siete. Perché non siete soli, avete me con voi e siete diventati anche voi una continuazione di me. Credo che ci voglia dire questo. Allora non è che ci vuole deprimere e dire, no, ci vuol dire avete bisogno di me. E allora non ci ha abbandonati, non ci ha detto, Gesù non è un maestro che ci insegna le cose e dice: adesso ve le ho insegnate, arrangiatevi, tocca a voi comportarvi così. Non è questa la nostra esperienza cristiana. La nostra esperienza cristiana è invece di avere Gesù che dice: certo, questo è il cammino che un mio discepolo, uno che vive con me, un mio amico, deve fare. Ma allora io mi metto con te, ti prendo per mano, con te cammino. Anzi, proprio perché tu possa diventare come me, essere un altro Gesù nel mondo, io mi sono fatto tuo cibo. Mi sono fatto tuo cibo nella parola e allora con l'annuncio della parola entro dentro di te per toccare il tuo cuore, la tua mente, per aiutarti a pensare come sono io. Mi sono fatto tuo cibo nell'Eucaristia, nel pane che sono io, che è la mia vita, che è la mia persona, che ti dono perché nutrendoti di me tu possa continuare a essere la mia presenza
a essere io che continuo. E allora quello che tu farai sarà opera tua, perché tu ci metterai la tua vita, il tuo volto, la tua faccia, ma sono io che continuo in te a incontrare le persone che oggi vivono in questo mondo. Ecco, questo è un po' il dono che Gesù ci fa, e questo è il cammino che voi incominciate quest'oggi, di partecipare alla messa pienamente, ricevendo il dono di Gesù, perché incontrandolo Gesù possa cambiare il vostro cuore, la vostra mente, la vostra vita, possa donarvi la ricchezza di amore che ha dentro, così che possiate essere pieni del suo amore. Però non è una bacchetta magica, è un cammino, è un incontro, e questa è un po' anche la responsabilità di noi adulti che vi accompagniamo. Quello, con la nostra esperienza di fede, di aiutarvi a intuire un po' questo cammino, intuire questo percorso, a non scoraggiarvi di fronte alle difficoltà, perché a volte avremo l'impressione che il Signore Gesù in qualche modo si è perso per strada, non si ricorda di noi, non lo incontriamo così, perché ci sembra tutto più difficile, più complicato, e invece a tenere viva la nostra fede, a venire ad incontrarlo, perché solo Lui con la sua presenza, col suo dono, può permetterci di fare questo cammino e di trovare questa gioia nel cuore, che non è sempre così automatica, così facile, ma che nel silenzio, nell'attenzione, nel momento di preghiera magari riusciamo a riscoprire come un dono la presenza di Gesù, che non ci lascia soli, che non si dimentica, che ci accompagna, che è con noi sempre. È per questo che abbiamo bisogno della nostra messa domenicale, per esempio, no? Perché Gesù possa sempre essere presente in noi, la sua parola, il suo gesto d'amore abbia a essere l'anima della nostra vita, e la sua presenza in noi possa crescere e ci possa animare e guidare sempre. Allora questa è la preghiera che facciamo anche insieme oggi, soprattutto noi adulti, per voi, che questo cammino che incominciate oggi possa essere un cammino di sempre, un cammino di fede, un cammino di gioia, un cammino che vi permetta di essere i discepoli di Gesù, servi inutili perché non si montano la testa e non pensano di essere chissà chi, ma preziosi perché sono testimoni di Gesù, e perché hanno dentro allora la gioia di avere Gesù con loro. Thank you.
Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, di fronte alle indifferenze del nostro tempo, continua a indicarti come l'unica speranza di salvezza per il mondo, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che sono chiamati a responsabilità istituzionali di governo, nel loro impegno civile, favoriscano la costruzione di una società onesta, aperta alla fiducia nella vita, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fratelli che sono nella povertà e nell'emarginazione, siano sostenuti nella prova della nostra vicinanza e concreta solidarietà, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questi ragazzi che oggi si accostano al banchetto eucaristico, perché per l'intercessione della Vergine Maria possano crescere guidati dal suo esempio e protetti dalla sua materna custodia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Dio, di instancabile amore i desideri della cortese preghiera. Proteggila e confortala adesso con i doni della tua provvidenza e prepara in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita,
e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato con me dei profeti. Credo a Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e dona lo spirito del tuo amore
a tutti quelli che partecipano alla tua messa. Fa che diventino un cuore solo e un'anima sola nella tua Chiesa, con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Mario, con tutti i Vescovi della Terra e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. Un cuore solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore. Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri amici e anche quelli che non abbiamo abbastanza. Ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa. Un cuore solo, un'anima sola, per la gloria, Signore. Padre Santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo regno con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. Un cuore solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Circonda i tuoi figli di grazia perenne, o Dio vivo e santo, che poiché nel compimento del rito arcano sublime ci siamo uniti di Cristo, vittima di salvezza, donaci di condividere il nostro eterno destino nella patria del cielo con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo celebrato, Ho ricevuto questo primo incontro, spero che sia stato. Noi qui abbiamo cercato di aiutarvi con un bel clima di preghiera, di silenzio, di attenzione. Spero che anche per voi possa essere questo inizio, e poi credo che finita, dopo la benedizione ci seguiamo per il canto finale, poi ci sono le cose da distribuire, le cose da fare con calma. Tanto l'esperienza più importante l'abbiamo vissuta, però adesso ci gustiamo un po' quelle cose che ci aiutano a valorizzare. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Amen.